Benvenuto negli studi di Tempo Radio, lo diamo oggi a Mirko Cinquetti, che è assessore all'urbanistica e alle attività produttive del comune di Calcinato. Bentornato tra noi. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono invitati sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo che i telefoni di Tempo Radio sono sempre aperti, quindi potete chiamarci facendolo 0376 63 17 09. Potete mandarci messaggi, sms, whatsapp e quant'altro al 338 17 19 105. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e anche su YouTube. Cercate Tempo Radio Live, Tempo Radio tutto attaccato, staccato poi live, 29 novembre. Allora, dunque, cominciamo col dare qualche aggiornamento per quanto riguarda la TAV. L'altro ieri so che a Roma sono stati apposti gli ultimi sigilli, eccetera. Ci sono due ricorsi al Consiglio di Stato, uno da parte del Comune di Desenzano e poi da una cordata di imprenditori, insomma, che saranno interessati, però diciamo che è praticamente sicuro che a gennaio partono i lavori, insomma. Sì, diciamo che forse gennaio no, però di lì nel 2018 sicuramente partiranno i lavori di quest'opera. Siamo ancora in attesa che avvenga la trascrizione del CIPE sul Gazzettino Ufficiale, dopodiché tutto quello che diventerà legge, e quindi inizieranno quelle che sono le opere, credo, di cantierizzazione e di quant'altro. Certi siamo che comunque noi nella cordata di comuni noi praticamente siamo in 8 comuni, Calcinato appunto, Desenzano, Pontinuovo, Sona, quindi della tratta proprio Brescia-Verona, abbiamo sempre fatto rete e abbiamo sempre concordato quello che erano le linee e gli incontri che eventualmente affrontavamo anche con CEPAV e RFI. Da qui è nata una sinergia che ci ha aiutato sempre ad affrontare quelle che sono le problematiche sul territorio che quest'opera purtroppo causerà. Adesso siamo riusciti, contattando appunto quello che è il General Contractor, il futuro General Contractor, CEPAV2, a concordare anche la possibilità di fare degli incontri pubblici nei quali interverranno i loro tecnici e specialisti sui vari ambiti, quelli possono essere gli espropri, la cantieristica e i lavori stessi. E qui quindi daremo assistenza anche agli abitanti dei vari comuni, ognuno per i propri ambiti e interessi alla popolazione, anche in questi termini di incontri pubblici e di informazione. Attualmente diciamo che l'opera è in uno stato di limbo, cioè anche perché se non viene pubblicata quella che è la delibera del CIPE non può partire tutto quello che è l'iter, quindi anche noi stiamo aspettando quelli che sono i progetti esecutivi, perché non li abbiamo una sorte di disegni che durante gli incontri CEPAV ci aveva mostrato nelle varie soluzioni di interferenze che c'erano sul nostro territorio. Tutto qua. Attualmente non è cambiato molto in termini di progettazione. Dopo bisognerà vedere cosa ha accolto il CIPE e cosa non ha accolto. È tutto un si dice, pare, eccetera. C'è un alone di mistero dietro questo mega lavoro, mega infrastruttura appunto che si vuole fare, che il governo vuole fare. E per quanto riguarda però, chiedo scusa, ci sono certezze per quanto riguarda le mitigazioni? Cioè, faccio un esempio, prima si parlava di tot aree di cantierizzazione, no? Dei villaggi, dei paesi temporanei, veri e propri, che si vanno a formare con baracche dove sistemano i caterpillar, anziché i vari mezzi dove ci sono le mense degli operai, proprio nasceranno dei villaggi veri e propri che poi dopo saranno dismessi dopo anni,
Si parla di 7 anni. Parla di almeno 7 anni, sì. Pareva che fossero di più, poi per esempio adesso pare che siano di meno, ne fanno di meno. Non essendoci più lo Schunt, ovvero quella Montichiari, quella bretella che tagliava Brescia e bypassava arrivando a Montichiari per questioni anche aeroportuali e poi ritornava appunto dal territorio di Calcinato di nuovo a percorrere parallelamente l'autostrada. Adesso dovrebbe ridursi di qualche cosa, bisognerà vedere, anche perché attualmente il progetto sul quadruplicamento della linea appunto da Brescia, perché adesso tutta la tratta della TAV quindi passerà per Brescia e parallelamente alla ferrovia, quindi arriverà il quadruplicamento della linea, arriverà fino a Calcinato appunto, bisognerà vedere quanto ci impiegheranno e tutto quello che è l'iter, perché lì bisognerà riprendere l'iter. In questi 7 anni di lavori dovranno essere fatti tutti quello che è l'iter, quindi la via, effettuare gli incontri a Roma e quant'altro, fino ad arrivare a un progetto definitivo anche in questi tempi. Quindi staremo a vedere cosa ci aspetta. Per adesso penso che inizieranno a fare la cantierizzazione da gennaio e inizieranno poi, perché dicono che le opere primarie che verranno eseguite subito sono le gallerie, quindi si parla di Lonato, che è la galleria più lunga, poi c'è quella, se non sbaglio, di Sona, ce n'è una anche Calcinato, che sono quasi 500 metri di galleria. Non è pochissimo, però taglia, infatti perforerà quello che è una delle nostre ultime colline moreniche che abbiamo. Almeno non ve la spianano, almeno. No, ce l'aveva fatta l'autostrada quella. Ecco, bene. 70-80 anni fa ce l'aveva fatto l'autostrada. È vero che taglia. Che ci ha tagliato appunto le colline in due. E adesso invece avverrà una carotatura della collina. Anche perché c'è già l'autostrada, non possono... Esatto. Sì, noi abbiamo tutto, non ci siamo fatti mancare nulla. Dall'autostrada alla ferrovia storica, alla tangenziale... E adesso ci sarà la TAV e non ci siamo voluti far mancare nulla proprio. Infatti, sì, so che anche diventerà un nodo strategico Rezzato, almeno leggevo, cioè l'ex stazione di Rezzato, che al momento è dismessa, diventerà un punto di raccordo anche lì, però staremo a vedere, ovviamente, perché è un tutto si dice, quindi ancora non sapete praticamente nulla. Vorrei chiedere un'altra cosa adesso, non è l'assessorato suo di competenza, però se avete qualche novità riguardo anche discariche e cave dismesse, che sono due cose diverse anche, diciamo. Anche allora, per quanto riguarda le cave dismesse, diciamo che c'è un progetto di Regione Lombardia che è quello di diciamo così, riutilizzare le cave dismesse come bacini per l'irrigazione estiva, bacini di raccolta acque appunto, perché in questi ultimi anni, e questo lo possono vedere tutti, la pioggia è diventata sempre più scarsa, l'acqua non facciamoci confondere il fatto che oggi piove, domani c'è il sole, per esempio, ma siamo comunque sotto i livelli. Se noi guardiamo i dati del lago di Garda, del lago d'Idro, siamo molto sotto rispetto a quello che è Si può fare è fare una passeggiata sul lago di Garda, ad esempio, a Sirmione, andate dove vi pare. Io sono andato domenica scorsa e ho visto veramente il livello bassissimo rispetto a quello che era i miei ricordi, diciamo così. Quindi per l'agricoltura soprattutto, che in questi ultimi anni ha avuto proprio razionato l'acqua, sarebbe importante iniziare un progetto su larga scala, quindi vengono coinvolti anche quelli che sono i consorzi di bonifica come il nostro Chiese o Punde e altri consorzi sul territorio lombardo, per creare una sinergia e un progetto comune, e quindi creando appunto dei bacini idrici che possono essere sfruttati nei mesi estivi più caldi per l'irrigazione. Che è un'idea ancora dei coltivatori diretti, mi pare, se non mi sbaglio, col diretti. Diciamo che anche col diretti ha lanciato. Noi siamo stati, diciamo così, un comune che ha lanciato l'idea, noi di Calcinato.
raccolto e abbiamo coinvolto naturalmente quelle che sono le associazioni di categoria come Coldiretti, insieme in sinergia con i consorzi, e quindi anche abbiamo lanciato questa idea a Regione, che l'ha accolta e portiamo avanti il progetto. Anche perché, assessore, lei è assessore anche all'urbanistica, se queste cave dismesse, una volta che si sono riempite di acqua piovana, le sistemiamo un attimino, un po' d'erba, qualche albero, sono anche belle, però, anche, sì, diciamo che sicuramente piuttosto che i panettoni di rifiuti, esatto, sarà più bello avere questi bacini. Non sono naturali, diciamo così, in termini però, di acqua sorgiva, però è sicuramente un più bel vedere che, esatto, che una collina nata così dal nulla. Quelle montagnole perfettamente sì, geometricamente perfette, geometricamente magari in sfiatatoia anche. Sì. Allora, e invece per quanto riguarda le discariche, invece, perché sappiamo che vi siete alleati, diciamo così, con Montichiari, sì, contro le discariche. Sì, sì, recentemente, sì, un paio di settimane fa, mi pare, è stato firmato, sì, qualche cosa. Abbiamo, allora, con Montichiari c'è una sinergia comune per quanto riguarda, diciamo così, affrontare il problema discariche. Sia Calcinato che Montichiari da sempre hanno questa spada di Damocle che pende sul loro territorio, dovuta appunto a una questione di cave, perché dalla notte dei tempi le cave sono sempre state riutilizzate e trasformate successivamente in discariche. Adesso, fortunatamente, grazie anche a, diciamo così, a un nuovo modo di pensare, a un nuovo modo di vivere il territorio e a una coscienza maggiore sia da parte dell'amministrazione che da parte anche di quello che sono gli abitanti, una coscienza maggiore ambientale, si è quindi affrontato un nuovo processo di trasformazione appunto delle cave e di vedere le discariche come non un'opportunità ma come un danno anche del territorio. Quindi naturalmente la lotta è continua, non è facile perché comunque non dipende solo dal, questo deve essere chiaro a tutti, perché molti confondono questo aspetto, che è il comune che accetta la discarica o accetta che venga trasformata una cava. No, non è così. Spesso e volentieri, anzi la maggior parte delle volte, il comune subisce quelle che sono decisioni prese a più alto livello, che è provincia o regione stessa. Adesso, per esempio, il 4, tanto per fare, diciamo così, pubblicità a un evento importante, il 4 di dicembre a Mazzano ci sarà un incontro sulla Portamb, che è una discarica che si vuole fare sul comune di Mazzano, ma che interessa anche Calcinato, perché noi siamo confinanti e sarà appunto confinante con noi. Gli amministratori, tra quale il mio collega Vergano e anche gli amministratori di Mazzano appunto, faranno il punto della situazione, perché non è molto chiaro quello che dall'alto vogliono imporre. Fermiamoci un attimino con l'assessore del Comune Calcinato Mirko Cinquetti, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Mirko Cinquetti, assessore del comune di Calcinato, c'è un messaggio, dice: Vergano e Soldini, quindi Calcinato e Montichiari, due bulldozer che calcoleranno le discariche su Calcinato e Montichiari. Vabbè, salutiamo allora salutiamo bulldozer. Sì, sono tutti e due amici che lavorano veramente con impegno e con vigore nella lotta contro le discariche, che è importantissimo, importantissimo. Allora, poi noi di Calcinato siamo la cittadina migliore, anche se abbiamo le discariche, perché siamo belli e migliori di tutti, quindi salutiamo i calcinatesi. Sono contento, un calcinatese tifoso. Poi, vabbè, saluto Alex, che però qua bisognerebbe chiedere alla sua collega magari dei servizi sociali, politiche giovanili, perché dice qual è la situazione giovani e droga da noi, quindi probabilmente ha sentito anche di alcune operazioni di polizia e carabinieri che ci sono state tra Desenzano e Brescia. Può darsi. Però diciamo che quello è un male, insomma. È un male comune questo, purtroppo, che c'è dappertutto, purtroppo poi. Allora, sulla TAV porterà almeno un po' di denaro o solo devastazione? Chiedono. C'era anche un altro messaggio: la TAV dovrebbe portare lavoro e benessere o no?
diciamo che ci sarà un indotto sicuramente. Non abbiamo fatto previsioni e non è quello che è, diciamo, il punto a favore di quest'opera. Sicuramente però non si può nascondere che ci sarà un indotto, anche perché questi cantieri, che avranno decine e decine di operai e di automezzi, alla fine queste persone e questi lavori naturalmente andranno a ricadere anche sul, certo, sul territorio. Immagino quello che possono essere i pasti degli operai o l'approvvigionamento dei materiali stessi, perché anche se l'opera dura tantissimi anni, è fatto da un general contractor a livello internazionale, non penso che vadano a reperire i materiali a centinaia di chilometri. Si cercherà comunque di, anche per loro, immagino, e per economia loro, di reperirli sul territorio. Quindi sicuramente, esatto, un indotto ci sarà. Anche perché, anche facessero il servizio mensa, che credo che facciano, però insomma a un certo punto uno ha voglia di uscire, di andare, sì, anche non entro nel merito, ecco perché, non entro perché non è il mio compito, però e sicuramente poi bisogno di altre cose, qualche insomma beneficio ci sarà, esatto, in termini di... E poi ci sono anche, ne parlavamo fuori onda, possiamo dirlo, anche materiali, cemento, sì, cose, sì, di questo anche tipo. Anche queste, diciamo, prodotti primari per loro. Saluto, Davide ha appena mandato un messaggio, dice: troppi furti, mannaggia, dice. Questo è un problema, anche questo è un problema comune. Purtroppo, diciamo che le forze dell'ordine sono sul pezzo e ci sono purtroppo i furti ce ne sono tanti, aumentano sempre di più, anche se l'impegno dell'amministrazione, ma anche delle forze dell'ordine, è sempre tanto, perché comunque noi che siamo in contatto con loro anche direttamente, sappiamo che ci sono, che loro hanno aumentato anche il servizio, anche noi stessi, aumentando i servizi, quelle che sono le pattuglie, i giri sul territorio, ma ragazzi, il territorio è ampio, esserci su tutto non è così semplice. Allora, poi c'è Ilenia che dice: assessore, sono preoccupata perché la regione ha approvato la discarica, quella di Mazzano, sì, che però è in confine con Calcinato. Sì. Ce n'era anche un altro, adesso vediamo se glielo trovo. Ecco, Cinquetti, dobbiamo essere più uniti contro le discariche, dice Elio. Appunto, vabbè, questo sì, è chiaro, ma che noi siamo uniti, siamo coesi e le idee ce le abbiamo chiare. Bisogna capire se anche nei piani alti hanno le idee chiare e capiscano veramente quello che ha già dato il territorio, e noi abbiamo già dato tanto. Poi saluto un ascoltatore che si firma Gabriel Garco, vabbè, insomma, che fa una lunga domanda. Io le tengo per quando arriverà l'assessore magari ai servizi sociali, perché allarme anziani che hanno bisogno di cure, perché le rette a case di riposo sono sempre così alte che ne sarà di noi quando saremo anziani, noi che avremo pensioni molto più basse, tra l'altro. Questo qua è un problema, esatto. devo dire che Calcinato è uno dei pochissimi comuni che comunque, benché le rette della casa di riposo, della fondazione casa di riposo, sono molto alte, il comune di Calcinato integra quello che è la mancanza sulla retta dopo che naturalmente sono state fatte, certo, le adeguate controlli e verifiche. Poi chiedono la manutenzione delle strade, si riesce a fare ora? Punto di domanda. Ma la manutenzione delle strade, noi abbiamo appena fatto un piano di asfaltature che penso che la gente abbia visto sul territorio nei punti più critici. Ce ne saranno altri anche in futuro. Naturalmente l'asfaltatura a nuovo del 100% del territorio è un po' impensabile, anche perché è una questione anche di bilancio. Naturalmente si fa quello che si può, è una coperta un po' corta che tiri da un lato, si scopre l'altro, e naturalmente cerchiamo di compensare quelle che sono le zone più critiche subito, e dopo mano a mano si arriva più o meno dappertutto, dai. Certo, magari stavo pensando alla TAV, potresti ottenere proprio nero su bianco che quando se ne andranno vi rifanno tutte le quello strade. Quello noi l'abbiamo messo per scritto, che vogliamo che in tutte le zone che vengono toccate per questioni viabilistiche e di territorio venga ripristinato tutto
a nuovo, diciamo così. A nuovo. Allora, siamo stufi di discariche abusive nel territorio delle frazioni, quindi qua non discariche, ma probabilmente maleducati che... Quello ci sono, la mamma, ora, scusate, la mamma è cretina, è sempre incinta, quindi diciamo che anche noi adesso c'è molto... Cioè, devo dire, sul territorio di Calcinato non ce ne sono tantissime. C'è l'abbandono dei sacchetti, c'è l'abbandono dei rifiuti, quello anche lì, il mio collega Vergano ha iniziato un progetto sulle fototrappole, ovvero vengono messe delle piccole telecamere in zone strategiche dove vediamo che ci sono gli abbandoni di rifiuti, e lì viene filmato, appunto, potrebbe essere filmato anche chi abbandona, la targa dell'auto, la persona stessa, poi avverrà il riconoscimento e quindi la sanzione. Potreste chiedere aiuto ai carabinieri della forestale, no? Gli stessi che mettono la fototrappola per gli orsi anziché per gli lupi, eccetera. Mentre... Ci sono anche loro che girano. Con i sensori di movimento quando passa uno. Mirko, sei bravo e basta, salutami il sindaco, dice. Poi, il calcio come va? Il calcio? Calcinato quest'anno, non, che sappia io non sono un appassionato di calcio, devo dire. So che non è proprio la stagione perfetta, sono sicuro che si riprenderanno prima della fine della stagione. Allora, sotto anche Sabri che insomma parlava di scuole, ma anche lì ne parleremo. Cinquetti, sei bravo, fai venire più aziende a Calcinato. È il nostro intento, infatti... Anche noi stiamo facendo, io con l'amministrazione naturalmente, stiamo facendo la revisione del PGT, siamo ancora in atto, stiamo portando le ultime modifiche per dopo iniziare quello che è tutto il procedimento, diciamo così, amministrativo. L'intento è quello di farlo arrivare facendo diventare il territorio più appetibile. Vogliamo diminuire quello che sono i costi sugli standard, quello facilitare quello che è la possibilità delle aziende o dei proprietari dei vari fabbricati di poter modificare quello che è l'indirizzo. Se un fabbricato prima, non so, diciamo, era solo industriale, poterlo fare diventare anche artigianale, facendo una semplice domanda, certo, senza imporre magari presentazioni di disegni, pratiche, costi e quant'altro, che alla fine possono tagliare quella che è la volontà, perché sappiamo che nelle difficoltà poi reperire i fondi non è facilissimo. Assolutamente. Anche questo è il nostro progetto. Dopo bisogna essere sinceri, Calcinato ha sofferto in tanti anni passati di una politica molto conservatrice, si voleva rispettare quello che erano i piccoli negozi, i piccoli commercianti. Questo è giustissimo, perché ne sono convinto anch'io che loro devono essere anche incentivati, devono essere aiutati, ma purtroppo è un dato di fatto che in tutti i comuni limitrofi, da Montichiari a Mazzano stesso, a Lonato, sono nate decine e decine di centri commerciali che ahimè richiamano anche calcinatesi. Ovvio. E alla fine purtroppo i nostri piccoli commercianti ne risentono parecchio. Assolutamente. Poi suggeriscono il controllo di vicinato per la sicurezza, appunto, si parlava di furti prima. Potrebbe essere un'idea. L'aveva proposto la Lega tantissimi anni fa, non era stato accolto perché sembrava che fosse un qualcosa di fuori legge. Adesso è tornato, diciamo, in voga, alcuni comuni so che l'hanno già istituito, anche in collaborazione naturalmente con le forze dell'ordine, perché bisogna sicuramente coinvolgere anche loro. Vediamo, potrebbe essere un'idea anche sul nostro territorio. Allora, poi siete un team di amministratori capaci e bravi, diretti da un sindaco veramente capace. Sì, c'è anche questo grazie messaggio. Mille, è vero. Visto che siamo in chiusura, io ringraziando Mirko Cinquetti, assessore del Comune di Calcinato, vorrei chiedere però di parlare un momentino in manifestazioni natalizie anche. Sì, apro una parentesi veloce perché adesso non so come siamo col tempi. Allora, diciamo che le manifestazioni sul territorio di Calcinato ce ne sono tante.
Partiamo con il weekend dall'8 al 10 di dicembre, dove l'Associazione Alpini di Calcinato ripresenterà come tutti gli anni, aspettando Santa Lucia, una manifestazione dopo, dove al termine della quale gli alpini, oltre alla presentazione di loro eventi e spettacoli e quant'altro, faranno intervenire appunto la Santa con l'immancabile asinello e distribuirà i dolci per i più piccini. Passiamo al weekend dopo, dove l'associazione Eracle, con il progetto Aspettando il Natale, farà una sorta di mercatini dove i vari hobbisti e creativi venderanno e presenteranno quelle che sono tutte le loro diciamo opere d'arte, anche perché sono vere e proprie opere d'arte. E poi nel frattempo il Comune di Calcinato ha presentato, come anche questo qua, come tutti gli anni, Natale in Comune. È un concorso dove il premio in denaro che il Comune mette a disposizione, il vincitore dovrà obbligatoriamente devolvere a un'associazione o ente che è presente sul Comune di Calcinato. Ci sono diverse categorie, privati, pubblici, le attività produttive, e i primi tre che riceveranno appunto un premio in denaro, oltre a un piccolo omaggio, un dono che comunque il Comune offre, e non dimentico anche gli istituti scolastici, offrirà appunto la somma in denaro a uno degli enti che esercita sul Comune di Calcinato. Per cui una bella serie di eventi. Allora, sì, siamo sul pezzo anche. Benissimo. Per quanto riguarda le manifestazioni. Grazie moltissimo. Allora, Mirko Cinquetti, assessore del Comune di Calcinato. Grazie a tutti. Grazie.